Buonasera e bentrovati agli appuntamenti quotidiani del Museo Ebraico di Lecce. Questa sera avremo il piacere di discutere di un tema veramente molto molto importante, di cui abbiamo già avuto modo di parlare e che questa sera troverà tre interlocutori particolarmente significativi. Avremo con noi Alessandro Dellinoci, che è vice sindaco di Lecce e assessore alle innovazioni tecnologiche per il comune di Lecce, appunto. E, avremo Francesco Gabellone, che è un ricercatore presso il CNR di Lecce, che si occupa di tecnologie applicate al patrimonio culturale. Francesco ha già parlato nelle nostre conversazioni e avremo Pier Gabriele Mancuso, un insigne ebraista italiano che da anni è impegnato tra le sue varie attività, è impegnato in un importantissimo progetto di studio e di restituzione anche virtuale del ghetto di Firenze. E poi ce ne parlerà lui più tardi. Quindi, che cosa hanno in comune appunto questi interlocutori? Si occupano appunto di tecnologie, in particolare di tecniche che permettono appunto la restituzione e per molti aspetti, ovviamente, anche la conservazione del patrimonio, del nostro grande patrimonio culturale. Più volte abbiamo detto in queste conversazioni che dobbiamo considerare questo come una grande sfida, perché soprattutto in questo periodo in cui a lungo i musei sono stati chiusi, eccetera, queste tecnologie ci permettono di visitare dei luoghi che altrimenti non sono accessibili. C'è da chiedersi, e ce lo siamo chiesti e ce lo chiederemo anche oggi, quanto queste tecnologie potranno aiutare, sicuramente lo faranno, nel periodo in cui, speriamo presto, i musei e altre istituzioni culturali riapriranno i battenti e i turisti potranno cominciare nuovamente a circolare e a visitare i luoghi in presenza, per così dire. Però queste tecnologie, vedremo, sono molto importanti perché non solo permettono di catalogare, di censire, di ristabilire un legame con un passato che esiste ancora. In molti casi queste tecnologie ci permettono di ritrovare una memoria, che è quello che interessa a noi come Museo di Lecce, una memoria che si è perduta. E parleremo anche di questo problema, quindi quanto queste tecnologie permetteranno di suggerire anche itinerari di luoghi che non esistono più. La conversazione di stasera sarà in italiano e in inglese, però per non renderla troppo pesante abbiamo pensato di fare soltanto delle brevi sintesi in inglese. Quindi adesso tento di sintetizzare questa mia breve introduzione. E passo immediatamente la parola al nostro primo interlocutore, Alessandro Dellinoci. Welcome back to our conversations of the Jewish Museum Lecce. I'm very glad to host tonight three of our best friends, who are all of them interested in technologies and especially in the preservation of cultural heritage and the use of technologies for that purpose. We will interview, first of all, Alessandro Dellinoci, who is the vice mayor of the city of Lecce. And besides, he's also the councillor for cultural innovations and technological innovations for the city of Lecce. Then we will hear from Francesco Gabellone, who is a researcher at the Center of National Research in Lecce, and he specializes in virtual technologies applied to the preservation of cultural heritage. And then we will have Gabriele Mancuso, who, besides being a very important Hebraist, Italian Hebraist,
is also involved in a very special project of virtual renovation of the Jewish ghetto in Florence. We will debate on many possible subjects, all of them related to the preservation of cultural heritage by technology and the challenge that those cultural technologies pose to us, especially in this period when museums and cultural institutions are closed, and in future time when we hope these museums, the same museums and cultural institutions will open again. So we will deal with these subjects, and we will try to assess, to establish the interests, the importance, the significance of these in technologies, and we will give many examples of them. Allora, parliamo con, prima di tutto, con Alessandro Dell'Inoci. Buonasera, vice sindaco, grazie di essere con noi. Spero che ci senta. Buonasera a voi. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, ascoltiamo le sue parole. È un piacere. E poi per motivi di lavoro dovrà lasciarci presto, e quindi ci dica subito un po' di introduzione a questo discorso, insomma, qual è, quali sono... Prego. Io credo che la tecnologia abbia fatto passi in avanti, enormi passi in avanti in questi anni per ciò che concerne la fruizione monumentale, la fruizione anche esperienziale degli stessi monumenti. Proprio nell'ultimo mese è andato in onda su TV nazionali e anche su canali YouTube nazionali un lavoro che facemmo proprio con Francesco Gabellone del CNR 5 anni fa, no? Eravamo avanti in quel periodo in cui realizzammo la ricostruzione virtuale dell'anfiteatro romano e del teatro romano all'interno del progetto DICET, realizzando all'interno del MUST un museo virtuale. Perché realizzammo quello e quali passi sono stati fatti in avanti e quali se ne possono fare? Oggi la tecnologia ti consente di poter fruire in maniera differente, in maniera particolare, in maniera anche più specifica dei monumenti che non sono accessibili, o ti può far vivere dei percorsi esperienziali, così come stiamo cercando di fare in due progetti che racconterò a breve. Il primo riguarda la fruizione delle mura urbiche. Le mura urbiche della città sono state recuperate, sono un monumento stupendo da poter vedere, una storia bella da raccontare della nostra città, e che grazie a un investimento che abbiamo fatto proprio all'interno di quel progetto di fruizione abbiamo costruito un progetto di valorizzazione archeologica e tecnologica. Si entrerà all'interno delle mura con un braccialetto che sarà in lingua italiana e in lingua inglese, e questo braccialetto, avvicinandosi a dei particolari tag NFC, consentirà di far partire dei video nella lingua desiderata, avvicinandosi solo col braccialetto. E una serie di video che saranno presenti all'interno di tutto il percorso e che racconteranno la storia o la descrizione particolare di quell'area che si sta visitando. Inoltre abbiamo previsto una visita esperienziale con degli occhialini intelligenti sul modello di quelli che lanciò Google un po' di anni fa, i Google Glass, che consentiranno di vedere ologrammi o di vedere ricostruzioni particolari delle mura urbiche nell'era medievale e successiva. È un'opportunità importante che consentirà di fruire di quel monumento in maniera diversa, rendendo unica quell'esperienza. Un altro progetto che stiamo realizzando si chiama Vivi Lecce, e invece questo è finanziato all'interno dell'Interreg Grecia-Italia. Il progetto si chiama Cross the Gap, che ha l'obiettivo di superare le barriere che sono sia barriere di accessibilità motore ma anche di accessibilità visiva, cercando di rendere fruibile gran parte dei monumenti della nostra città. Faccio un esempio che riguarda, diciamo, un luogo affascinante che è a fianco del Museo Ebraico, che è la chiesa della Basilica di Santa Croce. La Basilica di Santa Croce è un'opera architettonica stupenda, barocca,
con tantissimi particolari che chiaramente non sono fruibili a occhio nudo, perché il nostro occhio non riesce a notare questi particolari. Attraverso i tablet, faremo a breve un avviso pubblico per la realizzazione di questo, sarà possibile fruire, avvicinarsi ai particolari del monumento e vederli in maniera ingrandita attraverso la realtà aumentata. Ma renderemo fruibili anche gli altri monumenti che non sono accessibili. Penso alla cripta del Duomo, che non è accessibile da un punto di vista motorio, e quindi sarà accessibile e fruibile per tutti. Così lo stiamo facendo per vari punti della città, saranno circa una decina, tutte le chiese e altre aree ad oggi inaccessibili. Come vogliamo lavorare con il polo museale storico della città sotto la legge della sovrintendenza, per provare a rendere fruibile anche l'anfiteatro romano in tutte le parti interne, avendo fatto già un lavoro importante. Chiudo con un'altra pillola che lancio, su cui stiamo lavorando, proprio sul tema della fruizione. Oltre a un lavoro già avviato con Rotary, ne parlavamo questa mattina già con Francesco Gabellone, che un giorno lancerà Rotary come possiamo fare per rendere accessibile e fruibile ai non vedenti la nostra città. Allora dissi: vado, proviamo a costruire un piccolo museo tattile. E così è iniziata l'esperienza della ricostruzione virtuale 3D, che abbiamo messo anche in riuso in open data sul sito opendata.comune.lecce.it, la possibilità di scaricare la ricostruzione 3D di 4-5 monumenti della nostra città. Speriamo di aggiungere con altri, e li abbiamo stampati in 3D, perché in gran parte dei musei c'è scritto vietato toccare, invece noi vogliamo far toccare quei nostri monumenti per i bambini, ma anche per i non vedenti, e quindi farli toccare i particolari, e quindi farli conoscere attraverso la descrizione, il tatto o la bellezza dei nostri monumenti. Abbiamo fatto con Rotary anche una particolare ricostruzione di tutte le mura storiche della nostra città, entrando all'interno delle mura urbiche. Una delle prime stanze c'è questo, mettendo anche dei pezzi di mura, il simbolo del Rotary è in pietra leccese, proprio per provare a raccontare anche il tatto della pietra, esattamente così come sono i nostri monumenti. E dicevo, in conclusione, stiamo lavorando a un progetto nuovo di archivio storico. Nel pensiero comune, l'archivio storico è dedicato prettamente agli archivisti. Noi stiamo provando, visto che verrà realizzato un archivio storico all'interno del convento, dell'ex convento degli Agostiniani, di provare a generare un nuovo archivio che non sia solo per gli archivisti, ma per coloro che vogliono conoscere la storia della nostra città. Provando a selezionare quelli che sono i testi per gli storici, ma provando attraverso ricostruzioni virtuali a sfogliare in maniera diversa questi libri, riducendo il pericolo di usura, ma non solo, provando a raccontare in maniera diversa la bellissima storia della nostra città, che grazie agli studi come quello vostro ha scoperto anche una bella storia ebraica che non era nota. E quindi raccontare le varie stratificazioni di Lecce consente anche di valorizzare in maniera diversa il nostro patrimonio, sia monumentale che abbiamo ereditato, e culturale, che dobbiamo valorizzare al massimo. Grazie mille, Vice Sindaco. Veramente progetti non solo affascinanti, ma davvero bellissimi, insomma. E spero che siano accessibili al più presto possibile per i nuovi turisti che verranno in visita a Lecce. So just to summarize, all'agosto fruiremo in maniera diversa. Come? Io vi saluto, purtroppo purtroppo devo andare via in un'altra riunione. Grazie di essere stato con noi. Vi invito quest'estate per fruire in maniera diversa. Grazie. Sicuramente sono una bellissima esperienza, una grandissima esperienza. Grazie mille. So just to briefly summarize what Alessandro Delle Noci just said, he stressed the importance of technologies and especially the development of technologies as applied to the preservation of cultural heritage in the last few years.
and she listed a series of projects, ongoing projects that are being developed in the context of the city of Lecce. So among those major projects, there is one related to the restoration and the opening of the town walls, the city walls of Lecce, the impressing city walls of Lecce that are now fully visible and can be visited and accessed by all sorts of publics. And this is another segment of the process, because different audiences will be able to visit different segments of the city heritage, provided with virtual devices such as bracelets that will allow them to enter specific explanations and to enjoy those explanations and leave exciting feelings and emotions, reconstructions of the city walls and other aspects of the city of Lecce. And then he mentioned another project called Vivi Lecce, Live Lecce, which is especially which specially addresses to the so-called visually impaired people, people with sight problems, and this will be targeted also to children and people who would like to touch the monuments but are not able to fully comprehend them without a personal feeling. And he also mentioned a very interesting project that consists of digitizing or the archives of the city of Lecce in order to make very precious testimonies of the history of the city accessible to people who otherwise would not be in a position to see them. The vice mayor had to leave very early, and of course he says goodbye, hello, and wishes a very interesting continuation of our seminar. So parliamo adesso con Francesco. Allora, Francesco, introduciamo il tema dal tuo punto di vista, appunto dal punto di vista di uno specialista di queste tecnologie. Grazie, buonasera a tutti. Mi sentite bene, giusto? Sì, benissimo. Ottimo. In questi ultimi tempi si parla moltissimo di questa, delle possibilità offerte dagli strumenti informatici, della tecnologia in generale, per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali soprattutto, ma anche, direi, anche di altre cose, perché gli altri aspetti della conoscenza che riguardano anche le hard science, per esempio. Abbiamo visto in questi giorni come, per esempio, siano state molto utilizzate immagini 3D anche per rappresentare il virus famigerato che ci sta cambiando il nostro stile di vita in questo periodo, e forse lo cambierà anche per il futuro. In questo senso, l'esperienza del Covid-19 ha dimostrato che l'utilizzo delle tecnologie non deve essere assolutamente considerato come alternativo alla visita in situ, alla visita diretta dei nostri beni culturali, ma debba essere annoverato fra le facilities, cioè tra quelle soluzioni che permettono di avvicinare meglio e far comprendere meglio i beni culturali sotto diversi punti di vista. Dice bene l'assessore quando parla di accessibilità, no? Ne abbiamo parlato anche negli altri incontri, abbiamo molto spesso evidenziato che non esiste una sola forma di inaccessibilità nei monumenti, cioè quella fisica. Le barriere possono essere anche di tipo cognitivo e forse sono quelle più difficili da abbattere, proprio perché i messaggi che sono nascosti all'interno, sono, diciamo, custoditi e sono portati dall'oggetto che vogliamo
visitare, dal bene che vogliamo visitare, molto spesso sono difficilmente decifrabili, hanno bisogno molto spesso di una mediazione da parte di specialisti che in qualche modo devono decifrare questi contenuti e farli riemergere perché queste bellezze possano conquistare ancora di più il visitatore, essere ancora più appaganti. Io però vorrei andare nel concreto e mostrarvi un po' di esperienze, perché come si dice si vede l'albero, no, dai suoi frutti, e quindi senza andare a parlare troppo di teorie, di teoretica di queste dell'uso di queste tecnologie, vorrei far vedere appunto qualche caso di studio, perché racconta sicuramente molto meglio di tante parole, anche a beneficio dei nostri amici d'Oltre Alpe, che potranno spero che possa funzionare. Però so just to briefly summarize what you said before you show us the beauties of your the products, the achievements of your research activity, Francesco stressed the importance of technologies to assure a better comprehension, understanding of the legacy, of the cultural legacy. And he highlighted the fact that it's not only, we are not only dealing with physical obstacles, barriers that prevent people from accessing the major sites of a city, but it's also a problem of cognitive, so to say, barriers that should be mediated through these virtual technologies. And okay, now he's showing us some examples of what he's been doing. Bene, vedete naturalmente la condivisione del mio schermo, giusto? Quindi posso andare avanti, Fabrizio? Certo. Ecco, parliamo appunto quindi di archeologia virtuale in particolare, cioè di tutte quelle tecnologie che hanno permesso negli ultimi anni, nell'ultimo decennio in particolare, di dare forma e sostanza ai sogni degli archeologi di tutti i tempi, cioè quello di permettere l'apertura di una finestra nella storia per guardare all'indietro, per osservare il nostro passato utilizzando le tecnologie. È una delle aspirazioni degli architetti, degli archeologi di tutti i tempi, quella di voler rappresentare il più possibile i contesti antichi, le civiltà, i colori, le forme delle civiltà scomparse. Per fare questo però bisogna attingere anche ad un vocabolario specialistico. Questo settore è in qualche modo molto variopinto, si interessano molti specialisti o pseudo specialisti si interessano di questo argomento, proprio perché hanno individuato tutti il grande interesse del pubblico verso queste tecnologie, verso queste rappresentazioni. E bisogna stare un po' attenti a come vengono veicolate le informazioni e a livello di attendibilità e di metodi che vengono utilizzati per veicolare queste informazioni. Appunto, io faccio sempre vedere la copertina di questo volume che abbiamo pubblicato come istituto qualche anno fa, in cui si vede chiaramente come l'archeologia integralmente interdisciplinare debba rivolgersi sempre di più al dialogo dei saperi per poter trasferire informazioni non solo sulla forma degli oggetti, degli edifici, dei contesti antichi, ma anche sulle caratteristiche chimiche, fisiche, sui pigmenti utilizzati nell'antichità e anche sulla cultura che attraverso questi edifici e queste testimonianze possiamo leggere, no? E quindi l'apporto interdisciplinare favorisce sicuramente la migliore soluzione per costruire dei prodotti di sicuro effetto. Volevo mostrarvi velocemente alcune esperienze, abbasso un po' il volume. Questo per esempio sono solo dei video questi, naturalmente, e non sono i prodotti finali, ma solo dei trailer del lavoro che abbiamo fatto. Questo, per esempio, è un lavoro fatto a Siracusa. Si sono interessate anche le televisioni nazionali di questi nostri lavori, proprio perché le tecnologie permettono di rappresentare in maniera molto veloce, senza grandi mediazioni, no? Quello che si sta facendo vedere. Per esempio, qui l'area dei templi di Piazza Duomo. E soprattutto vorrei farvi vedere questo,
il problema della contestualizzazione degli oggetti. Per esempio qui abbiamo un acroterio, la nicchia acroteriale, che abbiamo scansionato nel Museo Paolo Orsi di Siracusa, e poi viene ricostruita e ricollocata sul posto. Quindi il passaggio, ve lo faccio rivedere, il passaggio fra l'oggetto reale custodito nel museo e la sua ricostruzione permette, senza mediazioni e senza grandi commenti, di capire il legame che esiste fra l'oggetto che ci arriva custodito nel museo e invece la sua forma originaria. Come questo, per esempio, l'area del Tempio di Apollo, in cui si vedono i resti visibili, e su questi è possibile vedere anche, vedete, le sezioni del Tempio di Apollo. Quindi uno strumento didattico molto, secondo me, molto efficace, molto utile a raccontare queste cose. Poi attraverso queste ricostruzioni possono essere veicolati tanti contenuti, come i riti funerari, le abitudini, i costumi, la cultura in generale, che attraversa questi determinati periodi storici. E anche qui, per esempio, il teatro di Siracusa, molto importante, molto bello, vediamo i telamoni e le menadi che sono collocate nel primo e il secondo ordine, custodite anch'esse come resti visibili, visitabili nel museo, e qui ricostruite. Vado velocemente avanti. Se vuoi, Fabrizio, se vuoi tradurre, oppure... Sì, allora, I will try. Very briefly, maybe just stop and go back to the beginning of the video. Francesco is now showing us some trailers that will be set into different final products, and especially mainly related to the reconstructions of buildings and areas in Sicily. So now we are looking at the city of Siracusa, and especially the present day called Cathedral Square, where we can see in these videos, we can see a reconstruction of what it looked like in the Greek period of Siracusa. And especially we see elements that are now hosted in museums, and they are replaced in these videos, they are replaced in the original locations, so to show what they looked like originally. And then we have sections of the buildings, and also we can better understand traditions like rituals that were performed in the period when these buildings were still used in the days of the Greek colonization of Siracusa, for instance. And so, for instance, here we see some examples of those rituals, like funerary rituals, or in this case, other elements that are still visible in the Museum of Siracusa that are relocated in the original positions where they should have been. Ottimo, grazie mille, Fabrizio. Un altro aspetto interessante, sempre su Siracusa, ma poi cambiamo città, è la possibilità di utilizzare queste ricostruzioni per sovrapporle all'attuale città. Cioè, come quale sarebbe stato l'aspetto delle nostre vie moderne se questi edifici fossero ancora conservati in tutto il loro splendore. Qui le tecnologie ci permettono, anche in modo interattivo, queste sono solamente immagini naturalmente, di studiare le sovrapposizioni storiche. Sapete che il Duomo appunto di Siracusa, Piazza Duomo, è stato costruito sui resti del Tempio di Atena. Così abbiamo fatto anche su Lecce, cercando di integrare l'anfiteatro sull'attuale città. E un altro apporto importante del quale volevo parlare è questo molto velocemente, al G7, dato per il G7 di Taormina, per il quale abbiamo ricostruito lo splendido teatro di Taormina, utilizzando tecnologie integrate di rilievo e di ricostruzione. Sappiamo che le tecnologie, per esempio, basate sull'immagine, cioè quelle che ci permettono di ricostruire oggetti solo da foto, quindi molto
low cost, diciamo, molto accessibili da parte di tutti, sono anche abbastanza oggi user friendly, permettono di ricostruire diciamo, le rovine archeologiche, i resti architettonici in maniera molto veloce. Anche qui abbiamo cercato di utilizzare entrambe le tecnologie, quindi la ricostruzione 3D, la sua sovrapposizione nello spazio virtualizzato, possiamo chiamarlo così. Quindi ancora una volta si ristabilisce il legame fra oggetto, come per esempio queste colonne tortili che si osservano a terra nel teatro di Taormina, e poi la loro ricollocazione sulla front scene del teatro. E un'altra cosa molto molto interessante è, grazie alle tecnologie 3D, è stato possibile studiare nei dettagli questo monumento e offrire questa soluzione di velarium. Adesso vedete qui come in sovrapposizione tra attuale e virtuale, che sicuramente doveva coprire, probabilmente in questa forma, il teatro antico di Siracusa. Una soluzione molto ingegnosa e interessante, che fa utilizzo di sole corde e vele per una struttura autoportante, diciamo così. Molto interessante e molto ingegnosa, appunto, utilizzata anche nel Colosseo. Abbiamo documentazione di questo, probabilmente senza nessuna trave, proprio perché la luce da coprire era notevole, molto ampia, quindi molto probabile che avessero utilizzato solamente sistemi di funi, e questo spiega il perché nel Colosseo vengono utilizzati dei marinai che stanziavano a Capomiseno per issare le vere, veglia sunt si diceva, no? In occasione della inaugurazione dei giochi presso il Colosseo. Prego. So we are still dealing with virtual archaeology. For instance, Francesco is showing us a project that was made possible at the moment when the G7 meeting was hosted in Taormina. This video allows to reconstruct the original shape of the theater of Taormina with the scene, the scene, the original scene. And for instance, you have seen some columns lying on the ground right now, but relocated in the video. Here also was a possibility to show how brilliant the solution envisaged for the velarium covering this sort of a major sunscreen, which was typical of Roman theaters especially, this is very interesting because it allowed scholars to demonstrate that possibly this screen was shaped after the sails used by the local sailors, and even the device to set them up and roll them up and close the total structure was done according to the following the instructions, the directions of the local sailors. This is very, very interesting. Grazie mille. Andrò velocemente adesso. Le tecnologie sono veramente tante oggi. Alcune, per la verità, non sono neanche, diciamo, l'ultima generazione di tecnologia, cioè utilizziamo anche tecnologie molto quasi tradizionali. Adesso esiste anche un certo classicismo nell'utilizzo, classicità, come dire, tradizione in queste, nell'utilizzo di queste tecnologie, per cui utilizziamo anche cose, soluzioni sperimentate anche 20 anni fa, non solamente, diciamo, le tecnologie basate sull'immagine molto attuale o la scansione laser, eccetera. Quindi in questo caso, per esempio, abbiamo utilizzato semplici foto per ricostruire gli oggetti presenti nelle vetrine del Museo Egizio. Questa è la foto reale, modello 3D, è un'immagine del processo di modellazione. Grazie a questo approccio, diciamo, molto primitivo, potrei dire, abbiamo ricostruito moltissimi oggetti di questo contesto molto interessante della tomba di Ka, che
che gli oggetti sono esposti nel Museo Egizio di Torino. Attraverso questo semplice video abbiamo voluto ricostruire la storia della scoperta da parte di Ernesto Schiaparelli, l'archeologo italiano che per primo entrò in questa sepoltura intatta, non ancora violata, e grazie alle sue foto storiche abbiamo potuto ricostruire in 3D tutto il percorso di visita, fino ad arrivare non solo all'aspetto didascalico che documenta la tomba così come è stata scoperta da Schiaparelli, ma anche cercare di offrire delle chiavi di lettura abbastanza poetiche che tocchino anche la sensibilità e l'emozione del visitatore. Vediamo, per esempio, questa è una foto originale di Schiaparelli, ricostruita in 3D grazie ad altre tecnologie che utilizziamo, e soprattutto a un certo punto la foto di Schiaparelli viene animata, si colora e svela la natura a colori degli oggetti che sono poi custoditi nelle vetrine. Quindi anche qui l'utente che si trova, il visitatore che si trova nel museo, riesce finalmente a capire il contesto nel quale sono state trovate questi oggetti, anche la relazione fra gli oggetti, il momento della scoperta e tanti altri aspetti che per lui sono inimmaginabili, come per esempio l'aspetto che lega insieme più sarcofagi uno all'altro come una specie di matrioska, in cui troviamo il primo, il secondo e il terzo sarcofago custoditi tutti all'interno di un unico oggetto. Questo è il caso della maschera di Merit, la consorte di Ka, che è sempre ricostruita grazie a queste tecnologie, che viene ricontestualizzata nel primo sarcofago, poi contenuto nel secondo sarcofago, quindi una specie di matrioska, e poi nel terzo, e alla fine viene riposizionato idealmente all'interno della tomba. Questo è sempre l'approccio che vogliamo dare a questi video, anche che poi abbiamo definito anche autoesplicativi, proprio per questo, perché dovrebbero raccontare in maniera abbastanza diretta e veloce, facile, aspetti che meriterebbero una discussione e un'illustrazione dei meccanismi anche più articolata e più complessa. Prego, prego Fabrizio. This is really amazing, because I have seen it when you sent it to me, and it's just wonderful. This is the virtual reconstruction of the tomb of a royal attendant of ancient Egypt. The tomb was discovered at the beginning of the 20th century by an Italian archaeologist, Ernesto Schiaparelli, and this is the reason why the total, the contents of the tomb is now kept hosted in the marvelous Egyptian Museum of Turin. The video is very interesting because it combines traditional pictures, pictures dating to the discoverer, taken by the discoverer of the tomb, Ernesto Schiaparelli himself. As you can see, these are black and white pictures, but then the black and white picture that allows the visitor to understand the phases of the discovery are gradually colored and are animated, so to say, and become lively demonstration of what the tomb looked like, appeared to the first discoverers, and what it looks like today and should have looked like when the burial ceremony took place. So this is very interesting because it's a very explicit explanation, so to say, of the burial rituals of the Egyptians. So here, for instance, we have the reconstruction based on the burial mask of Ka's wife, Merit. And reconstruction of the, so to say, the burial ceremony in the different sarcophagi of the tomb. It's really amazing because the visitor who enjoys, so to say, the pleasure
in the museum of the site of the original object through this video, by this video, can understand the incredible discovery and the development, its development throughout the 20th century to this day. It's just amazing. Yeah. Sono molto interessanti perché questo è il libro dei morti, no? Per il quale anche, diciamo, la cinematografia ha attinto molto anche nella, come ispirazione dei film sulla mummia, eccetera, no? Yes. E vado, cerco di andare veloce perché siamo ormai alla fine. Egyptian Book of Death, which was so important for many horror movies. Esatto. Solo velocemente vorrei chiudere con questo esempio della tomba di, scusate, delle terme di Diocleziano, perché è molto interessante. Volevo solo farvi vedere questo. Ancora una volta, alcuni oggetti esposti nel museo vengono ricontestualizzati in contesti pompeiani, ancora con self-explaining video, senza necessità di commento audio. Quindi anche ricostruzioni di oggetti distrutti durante la guerra. Quindi grazie alle tecnologie questi oggetti vengono ricontestualizzati, queste ville romane, queste domus romane rivivono grazie a questi espedienti tecnologici che ormai sono non più freddi come una volta. Un'altra cosa interessante velocemente è la possibilità di utilizzare queste tecnologie per quello che noi definiamo restauro virtuale, un'antefissa da Pompei, con una ricostruzione con tecniche di sculpting dell'oggetto originario e la sua ricostruzione finale, come intesa come virtual restoration, come restauro virtuale, con applicazione dei colori che sono stati individuati attraverso altre osservazioni di tipo scientifico, quello a cui mi riferivo all'inizio, cioè il dialogo dei saperi, la chimica, la fisica, le osservazioni scientifiche permettono di individuare colori, pigmenti, anche non più visibili, e ci permettono di arrivare a questo, quello di comunicare queste informazioni scientifiche in una forma molto semplice, che è quella dell'immagine. Oppure altre tecnologie come queste, che permettono, ormai molto diffuse, che permettono di vedere il prima e il dopo di un edificio in maniera interattiva, semplicemente puntando un device verso l'oggetto. Prego Fabrizio. Yeah, so just to start back from the beginning of your presentation here, Francesco was stressing the importance of the reconstruction for archaeological interest of, for instance, in the cases of the Roman villas. Just go back to the beginning of the video when you were showing the Roman villas of Pompeii. Sì. Were mentioning that in many cases these villas are no longer visible because they were, for instance, destroyed during the war. And thanks to the original pictures and the documents of the discoverers, it's now possible to reconstruct, to fully reconstruct these buildings and to make them accessible once more to the present-day visitors. And these are marvelous, self-explaining, as you said, documents. Okay. And then, for instance, this virtual technology allows to virtually restore elements, for instance, elements of classical temples like this one, or just to show on your own device, like a tablet, what a building or an object looked like in the ancient times and at present. Tecnologie molto interessanti ormai disponibili anche su device portatili di bassa potenza che ci permettono di veramente osservare contesti inaccessibili come questo della tomba dell'Ipogeo Palmieri a Lecce, non visitabile naturalmente, grazie alle tecnologie questo è possibile. Velocemente salto Piazza Armerina e anche queste altre... That was another use of virtual technology to show places that are generally non-accessible to visitors because they are owned by private owners, like this is the case, for instance, of the
Palmieri tomb, underground tomb, which is in the center of the city in a private building. Exactly. And now it can be accessed by any small device like a tablet or a smartphone or any. Tengo a precisare che queste non sono semplici panorami, ma sono modelli tridimensionali navigabili in tempo reale, proprio come un videogioco. So these are 3D models and they can be visited like a virtual game, I don't know what to call it. Serious game è il termine corretto che usiamo in questo caso. L'ultima cosa di cui volevo parlare, non so se ho tempo ancora, Fabrizio. I don't know, you can go on as long as you want. Parla quanto vuoi. Non so che bene, finisco velocemente perché ho perso la cognizione del tempo. Solo sì, questo sì. È molto interessante questo approccio alla ricostruzione. Diciamo che in generale non esiste un caso di studio che io abbia affrontato in questi ultimi 20 anni nel quale le informazioni fossero esaustive. Quindi non esiste mai la circostanza secondo la quale abbiamo tutti i documenti necessari e utili per fare una ricostruzione attendibile al 100%. Esiste invece sempre un certo livello di aleatorietà, di interpretazione e di confronto per analogia con altri contesti per cercare di chiudere delle lacune informative che molto spesso abbiamo su questi edifici. Il caso di studio che vi presento è sulle terme di Diocleziano. Il più grande edificio termale dell'antichità, costruita appunto sotto il governo di Diocleziano, non abbiamo anche qui informazioni esaustive per poter proporre una ricostruzione attendibile e filologicamente attendibile al 100%. Quello che abbiamo fatto in questo caso è cercare di ricostruire le terme di Diocleziano secondo la visione romantica di Edmond Pollen, un architetto dell'Académie de France a Roma, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nel 1890 in particolare, realizza un progetto di restauro delle terme. Per fare questo, però, per renderlo più accattivante, come dire, propone anche una ricostruzione, come si faceva in questo periodo, cercando di attingere anche da monumenti simili dello stesso periodo per, appunto, anche lui sopperire alle lacune informative che ha trovato davanti a sé per la ricostruzione. Solo per inquadrare l'architetto che si è occupato di questo, questa è una delle cose che aveva progettato Edmond Pollen, un architetto militante in stile liberty, durante l'esposizione universale di Parigi nel 1900, occasione durante la quale venne costruita anche la Tour Eiffel, no? Propone questo, lo Château d'Eau, molto bello, che poi fu distrutto purtroppo e non abbiamo più testimonianze se non queste foto molto suggestive. Edmond Pollen quindi ricostruisce con una dovizia di particolari molto elevatissima le terme di Diocleziano, e quello che abbiamo fatto è utilizzare le informazioni di Pollen, ma anche e soprattutto cercare di partire dai capisaldi della ricostruzione, che sono gli oggetti che comunque possiamo rilevare sul posto e possiamo documentare per bene, quindi inserire nella nostra ricostruzione con un approccio il più possibile filologico, come per esempio il mosaico di Via Cernaia che vedete in alto, ricostruito sulla base appunto dei pattern che sono disponibili. L'aspetto più interessante, diciamo, di tutto questo lavoro è sicuramente dato dalla possibilità di coprire questi grandi spazi utilizzando la tecnica abbastanza diffusa in questo periodo delle volte a crociera, quindi l'incrocio di due volte a botte, che permettono di aprire grandi aperture, grandi finestre, che vengono appunto utilizzate anche per esempio da Palladio nel Rinascimento fino anche al 1700, il neopalladianesimo eccetera, e fanno queste finestre termali, sono queste qui, fanno la loro comparsa proprio nelle terme di Diocleziano in questo periodo. Noi abbiamo ricostruito naturalmente gli spazi che c'erano stati commissionati, della palestra in questo caso,
l'ambiente esterno della palestra e gli ambienti interni, utilizzando le informazioni di Polen e anche le tecnologie di cui abbiamo parlato prima, della image-based technologies, cioè quelle che fanno utilizzo della fotografia per la restituzione, per rilevare una sessantina di statue, posizionate, diciamo, come era usuale in questo periodo, in corrispondenza di ogni colonna, e anche tutti gli altri particolari architettonici molto interessanti, fino ad arrivare a panorami interattivi stereoscopici degli interni che permettono di visitare questi spazi con un grande livello di verosimiglianza, cioè accuratezza di resa grafica, e quindi, diciamo, anche in maniera immersiva ammirare la maestosità, la monumentalità di questi spazi dell'antichità. Vado velocemente, un altro spazio interessantissimo è questo della sala, l'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, coperto con una volta ad ombrello, a creste e vele si chiama, difficilmente traducibile in inglese, comunque è utilizzata anche da Brunelleschi, è molto interessante anche perché è un baptisterium, e quindi il piccolo frigidarium delle Terme di Diocleziano ha preso questa forma, secondo l'interpretazione di Polen. Vi faccio vedere, per chiudere proprio questo breve video, un attimo, vediamo se lo trovo. Ecco, sono stato lunghissimo, ho anche fatto un po' di, ci sono anche un po' di refusi linguistici su Diocleziano, che naturalmente non governava Roma, ma era durante la tetrarchia, penso che fosse, adesso magari io sono un povero architetto, non mi ricordo bene, diciamo, questi passi della storia, ma le tecnologie ci aiutano moltissimo in questo, avete visto, anche cercando di... come dire, mitigare l'effetto freddo che è possibile associare alle tecnologie, appunto utilizzando degli approcci un po' più persuasivi ed emozionali, più possibile, che utilizzano queste forme di comunicazione per arrivare il più possibile al numero più vasto di utenti e non semplicemente agli addetti ai lavori. Grazie mille. Grazie mille. I don't think I have the time to translate literally what you've said so far, but I think it was self-evident, the video that you just showed us, it relates to the thermal spas of Diocletian, I hope it's correctly pronounced, the Roman emperor, that was very important for its major building activity all over the empire. And the Diocletian's thermal baths that are still nowadays partly visible in Rome, very close to the central railway station, are very important as a pattern for later architects like Michelangelo, for instance. And this is a very important thing that Francesco stressed. All of these projects of virtual reconstructions are based on documents, but since documents do not allow us to fully reconstruct every single detail in the final reconstruction and the final projects, sometimes the technology
is indebted, so to say, to other sources of information. In the case of the virtual reconstruction of the thermal spas, for instance, Francesco drew upon the plans of a French 19th century architect, Edmond Paulin, who was working in Rome at the French Academy there, and who reconstructed the thermal spas, the thermal buildings, as he should have seen them in his days, but provided with details that are strongly reminiscent of Art Deco contemporary art. So it's very interesting that in Francesco's reconstructions, along with the faithful reconstruction, which is based on objects that were found in the excavations there that can be seen in museums or in nearby places such as mosaic floors, for instance, that reappear, resurfaced in nearby places, the reconstruction of the decorative apparel, the statues, and other decorative elements are, how to say, are being, have been added to the video, to the to this rendering, to Francesco's renderings, on the basis of 19th century reconstructions, for instance. This makes the video like a travel, like a voyage throughout history over the centuries, I would say. And he pointed out a very interesting detail, the detail of the so-called thermal windows, the thermal openings that take their names after the windows shaped, I think you've seen them, after the windows in the Diocletian's thermal buildings that became a component of Renaissance architecture and can be seen all over Europe and in all over wherever you have trace of Western shaped, Roman shaped architecture all over the world. So it's very interesting because an archaeological tour becomes a discovery throughout history of art history and the influence of a building on later generations until the present dates. It's really, it's just amazing. Thank you very much. Grazie mille. Grazie Francesco. Mille. Allora, è molto, come al solito, è molto, did you mention the increasing number of distressed that have been, yeah, we will be dealing with that right now. Ruth Gruber, who works for the Jewish Heritage Europe projects, and would like to know more about the possibility of reconstructing destroyed synagogues. This is possible, of course, by digital reconstructions, and I think this is going to be a part of the next intervention by Gabriele Mancuso. So I would suggest to give the floor to Gabriele, who's speaking from Udine, and yes. He will be dealing with the virtual reconstruction of a very interesting, how to say, intriguing, one of the most intriguing spaces of Jewish architecture in late Renaissance Florence and early modern Florence, the Ghetto of Florence. Thank you, Gabriele. Allora, innanzitutto vi ringrazio, sono onoratissimo di questo invito che ho accettato con non solo con piacere, ma anche come opportunità di esporre alcune di traiettorie di un progetto che è iniziato in realtà non pochi anni fa, tutto sommato, ma che è tuttora in corso, che dovrebbe in un futuro prossimo mostrare i suoi primi prodotti. E parto da una riflessione che ho trovato molto interessante di Francesco, tra le moltissime che ha fatto e il materiale affascinante che ha mostrato, cioè il fatto che le tecnologie non devono in un qualche modo sostituire l'esperienza personale della visita al sito che vogliamo considerare,
D'altra parte, però, è anche vero che in alcuni casi quello che noi vogliamo conoscere, come sta appunto l'archeologia classica o addirittura più antica, è un qualcosa che non esiste più, le cui fisionomie, le cui forme sono difficilmente comprensibili anche da parte dell'esperto. Io faccio qua riferimento alle mie memorie liceali, quando studiando architettura classica si pensava che i templi classici fossero bianchi, così come delle statue fossero puramente bianche, il panneggio, l'ombra fosse l'elemento principale dell'estetica classica, poi ci si accorge che in realtà era un mondo di colori molto simile, molto più simile al mondo d'oggi, a un mondo siciliano, dei carretti siciliani colorati, ad esempio. Per cui questi collegamenti che apparentemente non c'erano in realtà appaiono grazie a una ricostruzione. La ricostruzione non sostituisce il sito dove c'è, ovviamente, ma in realtà lo può ricostruire laddove il sito sussiste solo di alcuni frammenti o di momenti, di materiali che non possono in qualche modo dare idea della reale forma della sua fisionomia originaria. Io parlo di un progetto che nasce ufficialmente nel tardo 2016, inizio del 2017, quando all'interno del Medici Archive Project, che è una fondazione americana a distanza a Firenze, studiando la questione del ghetto, tutto nasceva un po' dal 500° anno del ghetto di Venezia, ci siamo accorti che uno degli aspetti, paradossalmente, che noi avevamo studiato molto poco all'interno del Medici Archive Project, e in particolare nel programma di studi ebraici che esiste dal 2013, era appunto la storia del ghetto di Firenze. Un ghetto che, come la sua comunità, conosce una sorta di discrasia, nel senso che se da una parte Firenze è una città estremamente importante, più che nota nel mondo, la sua comunità ebraica all'interno del mondo ebraico italiano, diciamo che non ha una rilevanza assoluta, così quindi anche il suo ghetto, che non è considerato uno dei ghetti fondamentali, il primo ghetto, il ghetto romano, quello più cattivo, quello più buono, così. E cosa nasce? La riflessione nasce dal fatto che, dopo aver cercato informazioni circa gli ebrei all'interno delle carte medicee, quindi abbiamo scartabellato circa personalmente 1000 volumi di 7000 che costituiscono un singolo fondo, che è quello dei Medici del Principato, e siamo accorti che le informazioni circa gli ebrei all'interno della documentazione di Stato, e in particolare le informazioni che arrivavano dall'estero verso Firenze, erano numerosissime. Abbiamo trovato, studiando solo il 3% della documentazione di un singolo fondo, abbiamo trovato 2000 documenti originali non pubblicati, e di soggetti non conosciuti, diciamo in buona parte, e da lì abbiamo fatto una domanda, come dire, moralmente molto interessante, cioè perché non studiamo quello che si sta sotto i nostri occhi? Siamo a pochissima distanza da quello che era il ghetto di Firenze, quindi ci siamo decisi di studiare da un punto di vista archivistico, storico, archivistico, ma partendo dallo studio delle carte d'archivio, il ghetto di Firenze, che, ripeto, non esiste più, e poi vedremo perché. E innanzitutto partiamo da un presupposto, che la nostra riflessione all'interno del Magic Archive Project riguardava la genesi del ghetto, cioè quando nasce il ghetto, perché finisce e cosa succede durante la sua vita. Innanzitutto c'è un elemento fondamentale: il ghetto di Firenze, diversamente dai ghetti italiani e da buona parte di quelli europei, non li conosco tutti, ma diciamo in buona parte si può dire che la peculiarità è che il ghetto di Firenze è una proprietà privata, in realtà è una proprietà della famiglia Medicea e dei Medici, quindi fa parte della grande raccolta delle proprietà, oggi chiameremo real estate, della famiglia Medici, ovviamente le cui proprietà, la cui ricchezza è difficilmente divisibile da quella dello Stato. Capire dov'è la differenza tra una ricchezza privata e quella pubblica all'interno di un mondo granducale, ducale precedentemente, era molto difficile. Bene, cosa succede? Che cercando appunto informazioni circa il ghetto di Firenze, informazioni economiche e informazioni che riguardassero anche gli spazi che non esistevano più, ci siamo imbattuti in maniera molto semplice, in realtà molto banale, in un fondo che si chiama Scrittorio delle Regge e Possessioni, che raccoglie tutta la documentazione riguardante le proprietà immobiliari, Medicee, di qualsiasi tipo, quindi da ville, terreni, palazzi. All'interno di questa enorme lista, che è una lista, io la chiamo lista, ma in realtà è un fondo archivistico che consiste di migliaia di volumi, ciascuno di migliaia di fogli, ci siamo imbattuti in circa 150 volumi
che descrivevano il ghetto di Firenze in tutti i suoi aspetti. Vale a dire, da una parte vi è una descrizione economica finanziaria, il cui fine è quello di mantenere il vantaggio economico del ghetto. Se il ghetto è una proprietà privata, questa deve essere preservata e deve creare un circolo virtuoso da un punto di vista economico, quindi portare dei soldi alla famiglia o allo Stato mediceo. Quindi c'è una descrizione di carattere finanziario fiscale molto molto attenta, quindi abbiamo trovato resoconti economici estremamente complicati, siamo nel mezzo del problema al momento, stiamo studiando solo i primi 10 anni, più o meno dal 1588 al 68, 1688, scusate, e oltre a questa documentazione di carattere fiscale, quindi molto noiosa, ma oggettivamente molto importante, abbiamo trovato una documentazione di carattere, io la dico in maniera molto, molto da profano, architetturale, mappale. Abbiamo trovato diversi volumi in cui il ghetto di Firenze veniva descritto e la descrizione veniva fatta in due modi. Da una parte vi è una descrizione verbale, ogni 40-50 anni più o meno, tutto il ghetto di Firenze veniva descritto verbalmente da incaricati, da magistrati dello scrittorio della legge possessioni, quindi da burocrati, che fisicamente entrando dentro il ghetto lo descrivevano, quindi vi era un dettatore e uno scrittore, e queste descrizioni verbali, che ovviamente diventano enormi, sono delle, come dire, sono delle, una sorta di apoteosi della letteratura prustiana ante litteram. Ogni singolo spazio viene descritto in maniera molto dettagliata, ovviamente anche le altezze, la profondità di questi spazi, la costituzione, la forma degli intonaci, la costituzione degli intonaci, come vengono messe le travi, ovviamente tutto in senso verbale. Perché verbalmente? Perché da un punto di vista iconografico non era possibile fare delle fotografie. Era possibile però, e questa è la seconda parte della descrizione, tracciare delle mappe molto attente, ovviamente delle planimetrie che sono in qualche senso, in qualche modo il minimo indispensabile per dare idea di quello che è il ghetto, e abbiamo trovato un numero veramente rilevantissimo di mappe in cui ogni singolo spazio viene descritto con degli schizzi, e poi spesso queste mappe vengono anche rese, come dire, in bella copia, vengono commentate, vengono colorate, vengono arricchite di informazioni per quanto riguarda le distanze, le altezze, le profondità, e tutto questo materiale è andato a convogliare in quello che noi abbiamo chiamato il Ghetto Mapping Project, la cui idea è quella di ricostruire la fisionomia, appunto, da una parte economica, quindi come e perché il ghetto di Firenze si combinava con il resto della città. Se consideriamo che il ghetto è una zona isolata, ovviamente dovrebbe comportare un problema di carattere economico per lo Stato, la città che lo ospita. In realtà questo problema non si pone perché da un punto di vista fiscale il ghetto pare, questa è un'indicazione diciamo di massima, da un punto di vista fiscale era un'entrata più che importante per la Firenze Medicea. L'altra descrizione è quella demografica, cioè in base ai pagamenti dovremmo riuscire, in parte lo stiamo facendo, a misurare il rapporto demografico tra città e ghetto. Le informazioni che abbiamo raccolto ci hanno dato dei risultati di massima, che adesso vi mostrerò in un PowerPoint, salterò alcune immagini ovviamente, e molto interessanti. Da un punto di vista così spaziale, geografico, diciamo fisico, il ghetto di Firenze non è per niente un ghetto angusto, cioè lo è in un qualche modo perché è molto relativamente piccolo, non ha grandi spazi, però non è un disastro, non è un ghetto come noi lo intendiamo in senso tra virgolette anglosassone, cioè una zona isolata, impoverita, sporca, malfamata, anzi è una zona piuttosto privilegiata. Ad esempio nella Firenze del 5-600, dentro il ghetto non vi sono industrie di carattere che lavorano il pellame o la lana, quindi e botteghe che fanno colori, pigmenti che possono essere anche molto tossici, quindi da un punto di vista ecologico è una zona piuttosto privilegiata. L'altra cosa interessante, abbiamo notato che il ghetto, molto più che del resto della città, aveva dei servizi d'acqua molto abbondanti. Questo presumiamo per soddisfare delle esigenze di carattere rituale, quindi bagni rituali, lavaggio della carne. Abbiamo notato che ogni singola casa era dotata di un accesso interno ad un pozzo, e i pozzi erano molto, ma molto più numerosi in proporzione alla popolazione che nel resto della città. Quindi anche questo è un elemento che abbiamo considerato innovativo, un'informazione che prima non avevamo e che nasce da questo
da questa raccolta dei materiali. Ora cerco un attimo di, avete pazienza un secondo, di farvi vedere questo, non so se lo si vede, ecco un attimo. Si vede? Non ancora. Ecco, adesso probabilmente, adesso poi, ecco. Ecco, io adesso, penso si veda meglio così, giusto? Perfetto. Ecco, io allora, salto un po' di slide in cui mostro la documentazione d'archivio che si trova presso l'archivio di Stato di Firenze, ovviamente. Se parliamo di un fondo, menzionato prima, il Ministero del Principato, su cui abbiamo lavorato per alcuni anni, ricavando informazioni, paradossalmente quasi tutte sugli ebrei, ma non di Firenze, documentazione ebraica, scritta in ebraico non tantissima, ma ce n'è, poi sorprese, all'interno di documentazione d'archivio troviamo, come nel caso della Genisa italiana in questo caso, partiture musicali ebraiche dentro volumi rilegati all'interno del ghetto, ma questo si tratta di piccole pillole. Ecco, poi il fatto che il ghetto di Firenze, essendo una proprietà privata, sostanzialmente viene molto controllata dalle autorità dello scrittoio e in base a questa modalità vengono create delle carte che giornalmente, settimanalmente, mensilmente, annualmente descrivono questi tre aspetti del ghetto, cioè forma, economia e demografia. Queste sono le tre assi principali del progetto. Qui io non sono fiorentino, abbiamo un fiorentino puro sangue che conosce molto bene il centro di Firenze, quello che noi chiamiamo Market Square, oggi si chiama Piazza della Repubblica, e quello che voi vedete alla vostra sinistra, scritto in giallo ghetto, è in realtà non è il ghetto dell'epoca, ma è quello che viene creato dopo il cosiddetto risanamento, cioè un'opera di ridefinizione urbana di Firenze, dopo la quale, a conseguenza della quale, buona parte dei palazzi non di interesse artistico primario vengono abbattuti e per dare spazio a palazzi di stile ottocentesco. Questi due blocchi coperti dalla scritta ghetto comprendono appunto la zona del ghetto di Firenze. Ora, più o meno, questa è una ricostruzione molto imperfetta, ecco, immaginate che al posto di questi due blocchi molto regolari vi era un ghetto diviso originariamente in un ghetto vecchio creato da Cosimo I intorno al 1569-1570, a cui si aggiunge dal 1715 il cosiddetto ghetto nuovo, che viene aperto poi fisicamente come ghetto ebraico nel 21. Questa è la famosa mappa del Buon Signori, dove vengono descritti appunto le zone del ghetto prima della sua definizione, e qui abbiamo degli esempi di materiali trovati all'interno dello scrittoio. Vi sono mappe, come vedete questa è la versione pulita, la versione ordinata delle mappe fatte a mano. Alla vostra sinistra avete la contabilità, quindi sostanzialmente i pagamenti riguardano affitti, riscossioni, debiti, dare, avere, informazioni anche di carattere molto minuto, cioè ad esempio quanto materiale viene importato, viene esportato dal ghetto, cosa viene prodotto, cosa necessita il ghetto in termini di prodotti, di materiali di prima necessità. Qui ci sono alcuni esempi di come abbiamo cercato, io non sono un architetto, non sono un esperto, non un informatico, di definire un po' alcune caratteristiche. Ci siamo accorti che in tutti gli appartamenti, ecco, purtroppo il cerchio non è nel centro giusto, ma insomma questi quadratini verdi dove è scritto vicino, dove è scritto well, cioè pozzi in inglese, denotano appunto l'accesso ad acqua sostanzialmente potabile. Questa è una elevazione del ghetto di Firenze nella sua parte nuova, quello che viene aperto nel 1721, e qui un esempio di come il ghetto veniva descritto nella sua interezza nel 1748 circa, con una serie di mappe che lo descrivono in maniera molto ma molto dettagliata. Questa è la pianta generale, la parte rosa è il ghetto vecchio, la parte un po' più giallina è quello nuovo. Abbiamo anche per ogni singolo spazio, ovviamente qui ho evidenziato solo due casi, quelli che ci possono interessare di più, nella fattispecie la sinagoga italiana e cosiddetta levantina, cioè sefardita.
Vengono offerte dallo scrittoio le planimetrie, le altezze sono un po' discutibili, spesso le dà, spesso non, cioè spesso non vengono date, ma si possono ovviamente indovinare o in qualche modo calcolare in base anche alle proporzioni dei palazzi. E queste sono le fasi del nostro lavoro. Abbiamo sostanzialmente stampato volgarmente tutte le singole mappe, piano per piano, le abbiamo incollate in quello che sarebbe un collage da bambini più o meno, abbiamo creato un file elettronico da cui poi è stato creato, adesso Francesco inorridisce dall'approssimazione del mio discorso, abbiamo creato questo modello che è sostanzialmente frutto di una sovrapposizione di tutti i livelli, grazie al quale appunto abbiamo ecco, questo è il piano terra dove abbiamo individuato i bagni pubblici, il panificio, il macellaio, le zone amministrative, i pozzi principali, le sinagoghe e così via, e questo è il risultato sostanzialmente, cioè, finale, non è finale perché deve essere perfezionato, ma un modellino tridimensionale che dimostra come era il ghetto intorno all'anno 1748, cioè quando viene costruita anche la parte nuova. È un modello non perfetto, vi sono alcune approssimazioni, non vado a parlare dell'errore, ma anche l'errore non interessa molto, nel senso che l'approssimazione, come un testo filologico in qualche modo, dà ragione di pensare a quello che era lo spazio, quindi capire come certi spazi si concatenavano. La cosa molto interessante è che dallo studio di queste mappe si è evinto quello che sì, gli storici conoscevano in un qualche modo, ma che non avevano esplicitato forse in maniera molto chiara, cioè che il ghetto, per esistere in quanto tale, cioè in quanto zona ebraica isolata all'interno del centro cittadino, era costituito sostanzialmente da due ghetti, vale a dire, mi spiego, tutti gli edifici esterni, quelli che voi vedete qui davanti nel lato, insomma, di fronte a voi, veniva chiamato cosiddetto ghetto esterno. Tutti i lati esterni venivano chiamati ghetto esterno. Perché? Perché per poter isolare questo blocco, chiamiamolo così all'inglese, questo condominio, dal resto della città, immaginiamo che il ghetto viene creato davanti al Mercato Vecchio, quindi a una delle zone più importanti per quanto riguarda la concentrazione popolare e anche un crocevia di persone nel centro della città, per poter essere realmente un ghetto e isolare gli ebrei, vi era bisogno di creare una zona cuscinetto, quello che chiameremo una buffer zone, perché la parte esterna era occupata da cristiani che entravano dall'esterno, mentre gli edifici che guardavano all'interno erano il cosiddetto ghetto interno, cioè il ghetto ebraico vero e proprio. Questo è stato, come dire, una sorta di elemento che è stato, che abbiamo capito mentre si studiava, effettivamente questa differenziazione tra ghetto interno e ghetto esterno, che diciamo, è una soluzione che Cosimo I trova più o meno pensando a quello che è il ghetto di Venezia, che era stato costituito nel 1516, e a quello romano che viene costituito lungo il Tevere, circondato da mura in un qualche modo. Ecco, questa è una soluzione che nasce dall'epoca. E qui mi riprendo, mi ricollego un po' a quanto detto da Francesco, in maniera molto più imperfetta ovviamente. Noi abbiamo preso delle foto, abbiamo fatto riferimento al fondo Alinari, a un fondo più specifico, se non vado nel dettaglio, che si chiama Ranguren, che fa parte del fondo Alinari, e abbiamo considerato alcune, non tantissime purtroppo, fotografie che la sovrintendenza dell'epoca, non si chiamava sovrintendenza, ma insomma gli uffici che oggi sarebbero della sovrintendenza, avevano fatto prima della demolizione del centro storico. Quello che voi vedete è una parte del ghetto prima della demolizione, e questo invece è quello che noi abbiamo fatto. Parliamo di un lavoro fatto circa 3 anni fa, quindi molto elementare in realtà, di come doveva sembrare la piazza interna, il pozzo molto grande, in realtà molto simile alle fotografie. Questo avete abbiamo fatto anche riferimento a degli acquerelli di pittori minori, ma molto importanti per la storia di Firenze, fotografie tardottocentesche. Ecco, qui abbiamo una ricostruzione ancora sì, molto da migliorare per quanto riguarda alcune caratteristiche, ad esempio i colori dell'intonaco, la forma, la disposizione, ma abbiamo degli oggetti, ad esempio, ma qui abbiamo più o meno idea di come fosse fatta la sinagoga. In questo caso è italiana, quindi la sinagoga più povera, tra virgolette, delle due nazioni che stavano all'interno del ghetto di Firenze. Alcuni elementi, lo dico molto, molto sinceramente, alcuni elementi vengono
vengono individuati facendo riferimento a sinagoghe esistenti, ad esempio la pavimentazione. Buona parte delle sinagoghe italiane dell'epoca di tardo 5, primo 600 hanno appunto dei blocchi di bicolori, e le abbiamo riproposto. Le tende spesso sono rosse, ma non sempre, ma insomma questi sono elementi un po' accessori che stiamo ancora studiando. La cosa interessante, punto negativo, è che le descrizioni verbali, pur essendo estremamente attente al dettaglio, non parlano quasi mai degli oggetti in quanto tali, perché ovviamente perché gli oggetti fanno parte della proprietà dell'affittuario, mentre i magistrati dello scrittorio sono interessati a definire lo status fisico degli ambienti che vengono dati alla nazione ebraica. Questa è la sinagoga italiana, la più ricca, e mi soffermo un attimo su due elementi molto apparentemente minori, cioè faccio riferimento ai lampadari. Non abbiamo idea di come fossero i lampadari, ma abbiamo pensato che dovessero essere, essendo di una sinagoga molto vicina per quanto riguarda la conoscenza, geograficamente parlando, ad esempio a Livorno, che alcuni lampadari dovessero essere quelli olandesi, che si trovano anche per esempio a Venezia. E per quanto riguarda poi la forma dell'aron, cioè il tabernacolo, abbiamo avuto delle fortune, alcuni tabernacoli, non questo in particolare, ma insomma sono sopravvissuti almeno in parte, e alcuni sono ancora in uso in Israele. Abbiamo quindi cercato di rintracciare quelli che potevano essere degli elementi reali, come Francesco ha fatto in maniera molto più sofisticata per quanto riguarda gli elementi dei templi classici. Ovviamente questa è una cosa molto molto più semplice, e li abbiamo inseriti dentro l'ambiente originale. Un altro tentativo, ovvero tutto in grigio qui ovviamente, e qui torniamo alle mappe, e salto un attimo quello che era l'esempio. Ecco l'esempio di una, per arrivare a un esame tipo, cioè noi abbiamo cercato di capire come erano fatti i bagni rituali. Abbiamo trovato delle mappe, abbiamo trovato una molto elementare descrizione della circolazione dell'acqua, e abbiamo capito che i bagni rituali erano tutto sommato non elementari, cioè avevano una vasca, avevano anche delle fornaci sotto per consentire le abluzioni, presumibilmente durante l'inverno, quindi c'era dell'acqua calda che veniva scaldata da sotto. Ci sono molti elementi che mancano, perché ad esempio non sappiamo da dove entrasse l'acqua fresca, tra virgolette, che è ovviamente un elemento vincolante perché un bagno rituale ebraico sia valido, però stiamo lavorando a questi elementi. Ecco, io termino questa presentazione facendovi vedere poi come in maniera molto semplice abbiamo lavorato per quanto riguarda la modellazione. Ovviamente queste sono cose che io non ho fatto, sono molto elementari, non so se si vedono qui, no, niente, non importa, il video non parte, ma non insisto visto che ci sono problemi tecnologici. Scusate, ecco. Torno da voi, va bene così? Sono tornato dentro? Sì, sì, no, ti vediamo, ma non abbiamo visto il video. Il video non partiva, pardon, non sì. No, comunque era la stampata 3D di una... Di fare una sintesi veloce, perché le schede erano in inglese e quindi anche un pubblico inglese le poteva leggere, però era molto interessante, a mio parere, quello che hai detto sulla ricostruzione, in modo particolare delle sinagoghe, per esempio delle scuole, e il problema appunto del ghetto esterno e del ghetto interno, che forse appunto chi non capisce l'italiano forse non avrà capito, insomma, no? Quindi magari sorvolando un po' sul discorso della documentazione di base, che forse era chiaro anche dal PowerPoint, se ci si potesse concentrare in inglese velocemente sulla descrizione del progetto e sulle realizzazioni, che io trovo interessantissime, veramente interessanti anche per i nostri progetti di Lecce, che chiaramente sono riferiti a un periodo totalmente diverso, per cui non abbiamo nessun tipo di documentazione di questo genere, insomma. Certo. Cerco di fare una sinossi in inglese, d'accordo. Le parti più interessanti della ricostruzione architettonica, credo. So we basically studied the architectural materials of the
that we found in the Scrittorio delle Regie Possessioni, which is an archival collection stored nowadays in the State Archive of Florence. They offer us, they consist of several hundred maps describing very in detail every single segment of the Florentine Ghetto since it was created. And around the year 1588, well, it was established in 1569-70, but as a matter of fact, in terms of documents, we have the earliest document dating back to 1588. So we studied the maps, very, you know, very detailed maps, I have to say, combining all the information into unique single formats. So we try to combine together information offered by the maps, several hundred maps. Then we took also information concerning economy, so payments, taxation, fiscal entrances, revenues, and so whatever. And that will also be studied very in detail. We are still studying the so-called textual descriptions, which is basically a very detailed description on every single element contained, every single space of the Florentine Ghetto, moving, including rooms, public spaces, squares, and public wells, and windows, and stairs. Everything was described verbally, and sometimes giving also indication about the features, the physical features of these buildings. For instance, the forms of the beams, how they were put, how they had to be fixed, for example, why certain places had to be replaced or changed. And we studied also, we reconstructed the synagogues. It's interesting to know the synagogues, the stuff I haven't said in Italian before, but the synagogue were changing much more than the other places, presumably because their synagogue be the only one, the only public places where people had to gather, you know, weekly. So they had to contain people and growing in terms of numbers. So these synagogues were changed. Some walls were moved up and down. Some extra places were added by making what I call it terrazza in Italian. I have no idea. So basically additional areas added to the old synagogues. All these material have been studied, are still being studied. We have information about, you know, the main structures. We don't have so many information about the details. So we don't know exactly about benches, about the tabernacles, you know, the floors. We are gathering these information, these details from other contemporary places. So, for instance, we look at the Pitaliana Synagogue, at the Siena Synagogue, which is a bit later, by the way, and many other synagogues that survived. So we try to make as you do when you do a critical edition. We have different manuscripts, let's say so, different pieces of history, each one giving you an option. Sometimes these options are completely different, you know. One says black, the other says white. Sometimes it says, this is black, this is gray. So we know more or less what we have to do. We are still working on the 3D model. I want to say, I want to stress one of the elements that Francesco said before. We are reconstructing a place that does not exist anymore. It was destroyed during the late 19th century when after the unification of Italy, after Florence became the capital of the Italian kingdom, the Risanamento project. It was urban plan aiming at renewing the city from scratch, basically giving it a 19th century form, you know, modernized, dignitous form of a modern city. Following all these, you know, these destructions, also the ghetto was lost. So we are reconstructing a place that does not exist. We are reconstructing features of life that are not being described. We are reconstructing the demography of a place that does not exist. We're reconstructing the reasons why the ghetto existed. Now, I haven't said in Italian too, this another element, but remember, there was an interesting text written in the 17th century by a nobleman in Venice who is arguing that the ghetto, being a place where people cannot produce anything, but a place where people, inhabitants, have to ask for services, a ghetto is a useful tool to get the economy run. So the same things happen in the ghetto of Florence. The ghetto hosted almost 2,000 people, maybe more, depends on the times, of course. And these people were asking for services, but asking for wood, for waxing, and many other things. So there was a kind of, you know, virtuous circle in between this the city and the ghetto. So the ghetto was isolated. The ghetto was
was divided into two areas, the external gate, or the so-called buffer zone, given to Italian tenants. To Christian tenants. Okay, so only Christian were allowed to leave in the apartment looking outside the gate, while internal places were given to the Jews, called the internal gate. So these dichotomy, or whatever, compensation, let's say so, was what made the ghetto a compatible area with the city. So the ghetto was isolated, but at the same time was part of the city in terms of structures. It was isolated in terms of economy. Jews were not allowed to do work in the city, to own shops or real estate. But at the same time, we found evidence that Jews were working together with the Christians, sometimes owing, you know, only shares of external shops. That's really interesting. So we know that we have companies made by Jews and Christians, while where the Christians are at the door, but the Jews are the cashier. It says so, basically, whatever. You know, I want to go into detail about that. It's too complicated. Going back to Francesco's presentation, it's another interesting thing too. We saw the tomb of something or someone who died 1,000 years ago. And as students in high school or university, museum goers, we see very often, you know, objects. We see the small things coming from the tombs of this king or the other. We have no idea how these elements were combined together. For the first time in my life, I saw a room, a funerary room, going back to 1,000 years ago, where we have the sarcophagi, and then you have, you know, chairs and elements and things and the books of the dead. You know, we have many, many objects that normally we see on the shelves separated from each other. So basically what Francesco did so brilliantly in his project and his work is something that we are trying to do, you know, in a lower degree with a ghetto mapping project. We are trying to combine all these elements that very often I've seen separated in shelves, you know, metaphorical, you know, written in the books and, you know, told in the stories, in a unique, coherent, visual also format. I was personally very not in love with 3D virtual reality until I saw what we can do. Until I saw that we can recreate a place that does no longer exist. We can see how it was made, how people were entering, gathering inside, moving, and how things could happen inside. That's really interesting. And from this point of view, I changed completely front. Now I'm proudly 3D virtual person. Thank you. Thank you Gabriele. Penso che abbiate un po' capito la conclusione, commento di Gabriele, che ha aggiunto rispetto al suo precedente discorso in italiano, riferendosi alle parole precedenti di Francesco, ha sottolineato come anche lui, che stentava fino a un certo momento a riconoscere l'importanza di questa possibilità di ricreare una realtà tridimensionale sulla base appunto di documentazione e cose del genere, dopo aver visto quello che si può fare appunto con queste nuove tecnologie, si è convertito a questo tipo di materiali, per così dire, innovativi. E sì, ho trovato veramente interessantissimo ovviamente tutte e due le presentazioni. Mi pare che si hanno proprio i due termini del confronto, forse se ne possono aggiungere altri, ma mi pare che questi siano i termini principali. Da un lato, appunto, chi sta alla base del lavoro di ricostruzione, cioè il ricercatore d'archivio che deve supportare il ricercatore tecnologico, appunto, con i materiali che permettono appunto la ricostruzione. Dall'altra parte abbiamo il ricercatore tecnologico, appunto, che deve essere in grado di adattare le tecnologie esistenti, nuove, future, per creare appunto degli schemi, dei prodotti che siano sempre nuovi e sempre più facilmente accessibili, perché anch'io ricordo che
credo, insomma, i primi tentativi di ricostruzioni parzialmente tridimensionali, eccetera, erano delle cose accessibili solo a pochi e poi difficilmente visibili, anche perché era, non è come oggi che tutti dispongono di un tablet, di uno smartphone, di tutta una serie di hardware, per così dire, che permettono di leggere queste informazioni. Un tempo queste cose, fino alla decina, quindicina anni fa, queste cose non c'erano. E invece questo appunto permette a un viaggiatore consapevole, direi, non solo di prepararsi prima di affrontare il viaggio alla sua meta, che è una cosa fatta da tutti, credo, ne parlavamo anche nell'incontro con le assessore alla cultura e al turismo della regione Puglia, del comune di Lecce, appunto, qui veniva fuori che ovviamente i visitatori, i viaggiatori si preparano ben prima di arrivare in loco, no? Ma al momento in cui arrivano in questi luoghi possono avere a disposizione dei materiali aggiuntivi per ricostruire e per sentire, per avere le sensazioni possibili, probabili, di quello che era un luogo, come appunto le terme di Diocleziano, quando era pienamente vissuto in un certo modo, senza togliere importanza ovviamente alle trasformazioni che questo luogo ha subito nel corso dei secoli, insomma, no? Perché che il fatto che oggi sia, che ne so, la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma non toglie importanza al fatto che prima fossero le terme di Diocleziano, ma anzi aggiunge importanza perché c'è una continuità, una trasformazione in funzione degli usi necessari per un determinato periodo. E così anche noi, nel nostro piccolo, insomma, nel nostro museo di Lecce, ci interessa molto ricostruire, con l'aiuto degli architetti e con l'aiuto purtroppo delle poche informazioni d'archivio che riusciamo a trovare a Lecce, la storia di questo palazzo che ha subito talmente tanti interventi di ristrutturazione, di sovrastrutturazione, che rende veramente difficile capire che cosa fosse lo stesso comprensorio ancora nel 1400, quando questa zona era abitata da ebrei. Però attraverso queste suggestioni della realtà virtuale il visitatore può non solo capire le trasformazioni del luogo, ma anche probabilmente avvicinarsi a qualcosa di simile. E come abbiamo detto più volte, spesso, come hai detto anche tu Gabriele, dobbiamo andare a cercare in forme di documentazione parallele che consentono di colmare lacune che la nostra documentazione non fornisce. Oppure, come ha detto Francesco, possiamo prendere spunto da ricostruzioni un po' aleatorie, come queste di grandi architetti, disegnatori ottocenteschi, eccetera, eccetera, e che comunque sono molto, molto affascinanti, insomma, no? Anche, oserei dire, i quadri un po' macchiaioli che ci permettono ricostruire, no, il degrado, forse anche eccessivamente rappresentato da questi, sì, pittori del ghetto di Firenze alla fine dell'Ottocento, prima della sua distruzione, sono molto affascinanti perché ci danno proprio l'idea di una Firenze ottocentesca che dipinge certamente con nostalgia, ma anche con una malinconia che fa parte di quel periodo, insomma, non è detto, certo, che fosse veramente così, insomma, no? Quindi ecco, questo è un modo di, come dire, intervenire sulle costruzioni mentali del visitatore, no? E apportare delle nuove strutture al turismo, certamente colto, perché insomma ovviamente abbiamo a che fare con un turismo colto, dovremmo avere a che fare con un turismo colto, però è anche vero che, come abbiamo detto più volte, anche la semplice immagine di una domus romana ricostruita permette anche a chi non sa nulla di provare familiarità con questi luoghi, no? Credo. Io, se posso aggiungere solo una cosa, se non so se c'è qualcosa da discutere. Sono altri commenti. Abbiamo avuto un commento relativo alla ricostruzione virtuale di sinagoghe. E io sentivo, mi sembra proprio da te, Gabriele, di un progetto interessantissimo che è consistito, ormai effettuato, realizzato, insomma, no? Nella riproduzione delle sinagoghe ancora oggi esistenti del ghetto di Venezia.
con la possibilità di trasferire queste sinagoghe, come è accaduto recentemente a New York, in ambienti virtuali. Cioè uno va in un museo newyorkese, in un luogo newyorkese, e si trova totalmente immerso in una delle sinagoghe del ghetto di Venezia, appunto, no? E questo è qualcosa di affascinante, perché in questo modo anche chi non ha la possibilità di viaggiare, chi non ha la possibilità di muoversi, non solo può vedere un documentario che mostra una realtà comunque bidimensionale per lo più, ma può entrare in una realtà tridimensionale. Non so se avete altre osservazioni da fare a questo proposito, o ad altri propositi, insomma. Io volevo solo dire che non voglio essere assolutamente breve, casomai dimmi se sono troppo lungo, ma nel caso di Firenze io mi sono accorto di una cosa, che appunto il paradosso è di avere un ghetto molto poco noto in una città estremamente nota, forse fin troppo, in un qualche modo si pensa che si conosca. Questa dicotomia tra il troppo noto e il poco noto, per quanto riguarda appunto la città e il ghetto, è dovuta a un fatto forse un po' banale, nel senso che a pochi chilometri da Firenze c'è una comunità ebraica che vive in situazioni totalmente diverse, cioè Livorno, che non ha un ghetto, ha un valore aggiunto in termini di libertà culturale, personale, quindi per forza di cose per secoli non si è parlato di Livorno, si è parlato di Pisa. Quando si parla del ghetto di Firenze, e sostanzialmente, a parte Cassuto e Sigmund, non se ne parla poi più di tanto, si individua come una zona che è molto poco problematica, nel senso che non è una zona che, per esempio, per quanto mi è dato sapere, non ci sono avvenimenti di grande gravità. Se per storia noi intendiamo questi avvenimenti o fatti che divergono si allontanano dalla quotidianità, ecco, il ghetto di Firenze è un ghetto piuttosto quotidiano, però paradossalmente proprio per questo, proprio perché è una sorta di, lo dico con il massimo rispetto, un condominio un po' bottega, questo condominio bottega è stato posto in raggi X, è stato controllato, supervisionato, sfruttato da un punto di vista anche dello Stato, mi dice, in maniera molto esplicita d'altra parte, e di questo abbiamo una conoscenza che è nel dettaglio come mai in nessun altro luogo, cioè non credo ci siano ghetti europei che possano essere ricostruiti così bene e in maniera così completa, appunto partendo dall'economia per arrivare alla demografia, allo spazio fisico, come a Firenze. Quindi non spesso quello che è, come dire, tra virgolette lo snobismo intellettuale rispetto a queste ricostruzioni virtuali, dicono: io non voglio fare una PlayStation, non voglio entrare in un luogo per fare una battaglia con qualcuno, in realtà sì, ha un portato un po' teorico che ci viene dai tempi antichi, appunto da quando studiavamo le statue di Scopas pensando che fossero bianche col panneggio e l'ombra, ecco tutto qua. Sì, no, ma sono d'accordissimo, cioè la realtà di Firenze è una realtà interessantissima, ovviamente perché la documentazione fornita dagli archivi di Firenze, per non parlare poi delle raccolte ancora archeologiche e museali che hanno comunque salvato una parte degli elementi del ghetto, dell'antico ghetto, insomma ci permette comunque di fornire di dare molti dettagli che aiutano certamente alla ricostruzione. Il caso nostro che ci interessa di Lecce è uno dei tanti casi molto diversi in cui prima di tutto non si tratta di un ghetto, ma si tratta di un quartiere ebraico tardo-medievale, per cui non c'è questa chiusura e questa, come dire, questa imposizione esterna, insomma si tratta di un quartiere vissuto per lo più probabilmente da persone di religione ebraica, probabilmente tra l'altro provenienti da luoghi diversi del Mediterraneo e non solo, con forse luoghi appunto anche diversi di cui non sappiamo praticamente quasi niente. Però il modello comunque di ricostruzione può essere interessante perché, come hai detto tu, permette, come ha permesso in questi anni, di far luce anche attraverso indirettamente su una realtà poco nota di una città che è conosciuta per altri periodi, per altre storie, per altri stili, no? Così, cioè, di Firenze si conosce soprattutto alcune cose, però certamente il ghetto, che oltretutto occupa un luogo, una posizione così centrale all'interno della città, non è un luogo così, così noto. Le tecnologie virtuali, anche da questo punto di vista, aiutano a portare questa esperienza di nicchia, perché comunque è un'esperienza generalmente... Certo.
vata a pochi esperti a un pubblico molto più ampio. Questo è molto importante. Scusami Fabrizio, una nota molto veloce. Stavolta da architetto mi sembra veramente molto, molto interessante come c'è la disponibilità di materiale di documentario che ha raccolto Gabriele e ha messo, diciamo, in forma, ha trasferito in forma tridimensionale. Molto interessante perché permette, secondo me, di delineare una cosa, un aspetto nuovo di questa, ricerca sulla, diciamo, sui modi di abitare anche, no? Ma soprattutto sull'identificazione di eventuali caratteri tipologici ricorrenti in questo tipo di costruzioni. Cioè, lui ha talmente tante informazioni che forse si potrebbero trasferire in altri contesti, come dire, ripuliti da quelle influenze stilistiche, ho visto che comunque è riconoscibile, diciamo, l'architettura fiorentina, no? Ma forse andando a scavare meglio negli elementi nei legami che esistono tra forma e abitudini di vita, si potrebbero rintracciare appunto quei caratteri tipologici permanenti nella storia dell'architettura che potrebbero essere rintracciati anche in altri contesti e forse trasferiti a livello tipologico anche a Lecce, dove nulla sappiamo di come potevano essere fatte queste. Stiamo parlando di periodi molto diversi, insomma. Certamente, però per esempio la distribuzione, se in un modo o in un altro, gli ambienti a corte, presenza di eventuali funzioni, abbiamo visto, no? Legate alla liturgia o ad altri aspetti, potrebbero rientrare come caratteri sedimentati, no? Nel processo di tipologia, che definisce la tipologia architettonica. Mentre parlava Gabriele, per esempio, il fatto della presenza di numerose sorgenti d'acqua e di numerosi pozzi mi ha fatto venire in mente proprio come, non so se è un caso, ma nel quartiere, esattamente, Palazzo Adorno e il fiume. Tantissime vasche, appunto, che generalmente vengono indicate come luoghi per produzioni proto-industriali o cose del genere. Visto che si trattava di una giudecca, le persone avevano bisogno di vasche per le abluzioni, probabilmente può darsi che effettivamente, visto che lì scorre il fiume sotterraneo, avessero scelto quella zona lì anche per questo motivo, insomma, perché era una zona ricca d'acqua. Questo poi sostanza, da quel rapporto forma-funzione, no? Da cui tu poi che si traduce in una sedimentazione, in una forma architettonica che viene poi ripetuta come, diciamo, caratteristica e come carattere tipologico di quel tipo di cultura. E questa è la cosa, secondo me, più interessante di tutte, perché la slega dalla, diciamo, dall'esperienza potrebbe slegarla dalla sola esperienza fiorentina e per tracciare delle linee, diciamo, di evoluzione appunto delle tipologie architettoniche in uso in queste comunità anche al di fuori di Firenze. Non so se è possibile questo, però potrebbe essere una strada interessante. Secondo me, poi lascio parlare Gabriele e Michetto, come si dice a Firenze, cioè credo, credo che comunque bisogna sempre tenere presente che per il mondo ebraico questi aspetti artistici, artigianali, soprattutto per quello che riguarda l'età moderna, ma anche l'età premoderna, molto dipende dal confronto con l'ambiente circostante, per cui gli ambienti che abbiamo visto illustrati così bene per il ghetto di Firenze, ricostruiti così bene nel ghetto di Firenze, sono molto simili ad altri ambienti ecclesiali, fiorentini, contemporanei, o comunque altre strutture architettoniche che sono senza dubbio influenzate dal periodo, e così come quando noi vediamo appunto delle ricostruzioni o delle sinagoghe come Scola Nova a Trani, che chiaramente sono molto influenzate dall'architettura locale contemporanea, no? Questo sì, secondo me è interessante vedere invece questi aspetti legati agli usi della comunità, appunto, tipo la necessità di vasche per i bagni rituali, ovviamente la necessità di forni e quindi un certo tipo di, non so, strutture che permettono queste cose, e la macelleria, per esempio, delle macellerie che magari potevano essere, sì, le macellerie per l'uso rituale ebraico, ma magari delle macellerie aperte anche all'esterno per l'uso di comunità esterne, non ebraiche, no? E quindi anche qui da questo punto di vista il ghetto di Firenze è illuminante, insomma, perché ci sono molte osmosi commerciali questi due mondi. Certo. Assolutamente sì. Sì, abbiamo trovato il caso della macelleria, è perfetto perché noi abbiamo trovato una macelleria che in teoria doveva essere divisa, ma in realtà
aveva un'apertura interna e esterna, per cui non penso che facessero grandi differenze di carni, per cui quella che veniva venduta da una parte era anche quella dall'altra. Insomma, sì. Esatto, le macerie rituali erano utilizzate anche per i non ebrei, insomma, perché voglio dire, non assolutamente è un sì. problema. Certo. Non so se avete altro da dire, ma credo che sia stata una conversazione non esaustiva, perché ovviamente ci sarebbe da spaziare in lungo e in largo per giorni e giorni, però ci ha dato tantissime aperture, tantissimi strumenti di indagine. Grazie a voi. Perché... Grazie sempre. Vi ringrazio moltissimo e spero che avremo modo di ritrovarci, ovviamente anche non solo virtualmente, ma anche fisicamente a Lecce o altrove, per discutere ancora di questi o altri problemi del patrimonio museale. Vi ricordo che domani avremo un altro appuntamento sempre sulla conservazione del patrimonio e la fruizione appunto di questo patrimonio ebraico, sempre nelle nostre conversazioni su Facebook del Museo Ebraico di Lecce. E di nuovo vi ringrazio moltissimo, ringrazio tutto il nostro pubblico, vi ricordo che se avete domande, richieste di chiarimenti le potete fare anche nei giorni successivi alla diretta, e ancora una volta buonasera e a presto, grazie mille. Grazie a voi, grazie Fabrizio, grazie Francesco, grazie a tutti.